Comunque, cos'è che fa qua Covaccino? Hai finito? L'hai fatta tutta? Tutto a posto? Scrollatina. Dai, brava. Sì, anche i modi che a me vanno avuto. Col tipo che faceva, sì sì, poi te li do. Adesso non ce li ho, però te li do, Gliel'ho chiesti qualcosa come 4-5 volte. Cioè, raga, quanto è brutto andare da una persona e dirgli, oh, ma mi paghi? Cioè, ho speso dei soldi per venire giù in treno a sta fiera. Almeno i soldi del treno me li dai? È stato molto brutto, sì. Ve l'avevo raccontato, c'ero rimasta malissimo. Sono sentita proprio presa in giro. Allora, questi non li posso mettere, però forse posso mettere qualcosa a Freya. No. No. Ah, l'armatura di Freya. Ed. No, l'armatura... Mi sa che già la migliore. Ah no, abiti regali... Belli! Molto belli questi. È bruttissimo, Mila. Sì, sì, quando la gente ti deve dei soldi inizia a ghostarti. Brutto, brutto. No, mi spiace, i troller. Dai, la prossima fiera ci becchiamo di sicuro. Non devi aver paura, non ti mangio. Massimo, ti do un morso, ti stacco un orecchio. Allora, che missioni stavamo facendo qua? Obiettivi. Favori. Santuario elfico. Esplori il santuario elfico ad Alfheim. Sì. Ah, però è dall'altra parte. E invece qua le ho finite le quest? Non credo. La via. Ritorna a casa di Sindri quando sei pronto. Dai, andiamo a casa di Sindri. Essere ghostati vuol dire quando tipo tu mandi un messaggio a una persona per chiedergli qualcosa e quella persona non ti risponde, fa finta di non leggere o che ne so. Se non, cioè, ti servono, non ti risponde. Posso prendere io quegli stemmi dei Vanir. Per fortuna non l'abbiamo perso. Serve qualcosa di speciale? Tipo io ghosto tantissimo su Instagram perché ho troppi messaggi e non riesco a stare. Qualcuno doveva salvarli. Inutile attendere i Vanir. Useless. Devo andare qua, a casa di Sindri. Andiamo. Bene, fratello. Prima che tu lo riveda, vogliamo discutere un approccio? Mi dirà dove è stato. Ecco il mio approccio. Ottimo approccio. La classica diplomazia spartana. Aspetta. Sono da PlayStation 5, sì. Hai detto che Odino l'ha invitato ad Asgard e che poi è scomparso per 2 giorni. Già, ma il giovane ha il buon senso di non... Non sottovalutare la forza di persuasione di Odino. Ha riempito di bugie la mente di mio figlio. E se volesse fare lo stesso con il tuo... Non la prenderebbe bene. E di a quel roditore orbo che è in debito. Mangiami questo paio di noci. Bene. Ah, il mio preferito. Dietro che ce l'abbiate fatta, vostra divinità reale. Ho messo la tua magia di sigillo sull'arco dello stronzetto. Poi lui e Sindri si sono messi a discutere. Lo stronzetto sarebbe suo figlio. Non so bene chi stesse urlando a chi. Ma immagino che se la siano cercata. Mi piace come dia dello stronzetto ad Atreus col padre davanti. Fantastico. Allora, signor scoiattolo. Noci. Mi parli? Perché non mi parli? Ah, già che lo devo chiamare. È vero, scusami. Dimentico sempre. Eccolo. Ciao. Salve, mi fa piacere che la campana a vento funzioni. Dunque, questa storia degli scoiattoli spettrali. Le tue emozioni diventano fantasmini?
Immagino sia un modo poco elegante per dirlo. Queste versioni spettrali di me stesso sono aspetti della mia personalità che spesso mi distraggono. La mia abilità non solo mi permette di lanciarli lontano per avere un po' di pace mentale, ma mi permette anche di vedere cosa capita all'esterno dell'albero. Anch'io voglio trasformare le mie emozioni negative in scoiattoli e lanciarle lontano. Non posso lasciare i suoi confini. Bellissimo potere. Un piccolo inconveniente per secoli di longevità. Le mie forme spettrali mi permettono di vedere il mondo esterno, anche se tramite i loro punti di vista colorati. È un modo di vedere le cose. Il tuo scoiattolo rancoroso è un bel tipino. Proprio qui, tizio senza collo! Ah, mi scuserei per lui, ma a che servirebbe? Uno scoiattolo alla rancoroso? Alla prossima, allora. Ma chi sarebbe il tizio senza collo? Brock? Cacchio vuoi? Ma guarda Brock che mi percula continuamente. Ora parla con gli scoiattoli. Sì, no, i dialoghi di sto gioco sono incredibili. Bellissimi. Lasciatemi stare, lasciatemi parlare con gli scoiattoli. Bene, su, forza! Ehi, Tyr! Sveglia! Hai compagnia! Forza, fa come se fossi a casa tua e piazzati lì. Nella sottospecie di studio di Sintri. Sicuro che sia d'accordo? Stanno litigando? No, stanno parlando. Provaci tu a farlo ragionare. Io non ci riesco. Sconfortato, sì. Ah, sei tornato. Ora vuoi rispondermi? Riguardo cosa? Dove sei andato? Chi hai visto? Odino? Cosa? È questo che pensi? Vuoi negarlo? Rispondimi! Sei andato ad Asgard? No! Certo che no. E anche se fosse... È il mio futuro, la mia vita. Tu sei mio figlio. E perché non ti fidi di me? Se vuoi che mi fidi, allora dimmi la verità. La verità è che ti comporti da stronzo. Ragazzo, non lo convincerai con questi modi. Non ha nessuna fiducia in me. Va bene se lui ha dei segreti e anche la mamma. Non va bene. I suoi segreti gravano su di noi. Ah, è così? Non credi più nemmeno in lei ora? Non si tratta di tua madre. Tu non dici altro che bugie. E chissà da chi ho imparato. Adesso basta. Da quando è che prendi sempre le sue difese? Da quando è l'unico a dire cose sensate. Attenzione. Senti, stavo solo pensando di andare da Odino. Ma era per una buona ragione. Non c'è nessuna ragione per andare da Odino. Lui ti offuscherebbe la mente. Hai dimenticato le scarpe. Ma l'avrei fatto per noi. Per impedire che capiti qualcosa di brutto. Qualcosa di brutto è già capitato. Guarda me. O Freya o Tyr. È stato Odino a farci questo. Che avete tutti quanti da sbraitare all'improvviso? Atreus vuole andare ad Asgard. Asgard? Ha battuto la testa, per caso? Bravi, siete tutti contro di me ora. Tu devi scegliere chi vuoi essere. Uno che mente e mi nasconde le cose. O sei mio figlio? Scegliere? Io non ho mai potuto scegliere. Lasciami in pace. Ascolta. Lasciami andare. Ascolta. Lasciami, ho detto! Ma che cazzo? Atreus! Sono Sindri. Cerca di mantenere il controllo. Urca! Oh, povero Sindri. Forza! Ragazzo! Madonna, quante... Quanta pazienza veramente che serve con sto Atreus. Sono due capitoli di God of War. È dal capitolo precedente che portiamo pazienza. Dio santo. Fantastico. Vedi perché non voglio figli. Mannaggia. Freddo cane? Beh, hai troller. Un sacco di Hellwalker. Comunque ti consiglio di... Cioè, nel senso, se pensi... Veramente, di, come hai detto prima, di non riuscire a uscire da questa situazione da solo. Tu ci scherzi, no? Le sedute dallo psicologo. Però guarda che non è una brutta idea, anzi. Tra l'altro, se tu hai problemi ad andare di persona da uno psicologo, vedi che c'è... C'è un sito che hanno aperto durante la quarantena, se non sbaglio, che si chiama Uno Bravo, dove puoi fare sedute da psicologi da casa tua. Cioè tu ti colleghi proprio in webcam e
Cioè, ti cerchi una persona che può fare al caso tuo e costa anche poco poco. Cioè, mi pare che all'inizio ti facciano addirittura fare la seduta di prova. Oh, magari ti può aiutare. E questi! Qui la situazione è peggiorata. Go, miglior contraccettivo del mondo. Lui sarebbe un arciere. Durata! Sì, che comunque, cioè, spiegatemela questa cosa che è più forte di suo padre. Cioè, io faccio più danni con Atreus che con... Cioè, ma in corpo a corpo, eh. A me era tantissimo con l'arco in corpo a corpo. Alfa! Magari se lo bindo... Almeno qui c'è qualcuno che non vuole uccidermi. Ma hai appena finito di combattere con gente che voleva ucciderti. Batto ok. Mi basta un posto caldo. Non è mai vero che è più forte? Beh, di danni ne fa, dai. Poi penserò a dove andare. Sì, questo è vero, con Kratos li sciotti. Hai ragione. Non promette bene. Che roba è questa? Tipo uno spettro. Ma che è? Shit. Dovevo usare il doppio scudo qua. Di Alfa! Che vuoi da me? Cosa sei? Di Alfa! Ma è respawnato? No! Scappa! Devo cambiare le frecce, mi sa qua. Di Alfa! Spettro. Magia furiosa e senziente tenuta insieme da un unico scopo: distruggere la vita. Una risposta di difesa naturale, considerato che è stata proprio la vita a permettere l'evento del Ragnarok. L'avvento. Uno spettro viene creato quando tre fuochi fatui convergono in un'unica, rabbiosa creatura. Se dovessimo incontrarne tre che stanno convergendo, è possibile interrompere tale processo. Non ho bisogno di aggiungere quanto caldamente ti consigli di farlo, ma lo aggiungerò comunque. Altri corvi? Volete dirmi qualcosa? Raga, ma... In questo capitolo di God of War, se faccio la storia principale e poi torno indietro a farmi le secondarie, si può fare o finisci la storia principale e finisce il gioco? Cioè, ti fa poi completare le secondarie o non è fattibile farlo in post? In post game? Sì? Sì, cosa? Si può fare? Ok. Dai, facciamoci la main trama. Aspetta, qui cos'è che ho sbloccato? Abilità con l'arco. Sguardo del tiratore. Questa mi piace. Lo sbarramento mi dava stordimento, ma questa sembra migliore. E la possiamo anche migliorare. Sì, dai. Mettiamo nel danno. Sì, si può fare. Ok. Non ha trofei missabili? No, vabbè, ma tanto non voglio fare il platino. Voglio solo completare le missioni. Cioè, le missioni principali e le missioni secondarie. No, il platino non mi interessa. Tanto io principalmente gioco su PC, quindi non seguo mai i platini su console. Grazie ai troller!
Grazie per queste 4 sabbone. Ok, era un brutto numero 16. Grazie, bello. Grazie mille. Grazie di cuore. Mi raccomando, prova a fare quella cosettina che ti dicevo, se te la senti. Secondo me qui ci può sono migliorare già non di poco lo stile di vita. Qui ci sono già stato? Sì. Ah, sto tornando indietro. Hai ragione. Bravo che me lo dici. Ma anch'io. Infatti le ho fatte fino adesso tutte le secondarie, per quello che non volevo perderle. Ma qui torno indietro. Spero. Ah, di qua. Prima pensa che sia stato Asgard, poi che menta. Schiena, la salutiamo. Voglio salvarti la vita, brutto idiota. Ah, ci sono missioni anche dopo. Ergo è altamente consigliabile fare prima la principale. No, più che altro perché io sto facendo le secondarie durante e mi sono resa conto che è problematica come cosa, perché ci sono tante cose che non posso ancora sbloccare, non avendo magari le abilità che mi servono. Cioè, quante volte poi mi tocca tornare sempre indietro? Come primo capitolo. Allora sì, conviene andare avanti e poi sbloccare le cose. Cioè, sbloccarle tutte e poi tornare indietro e farsele. No, devo fare l'altro. Dur Atras! Schialfa! Nessun nemico là sopra. Che si potesse menare in questo modo con un arco. Dove sei? Per fare il giro. La foresta di ferro, sì. Volevo vedere, Davide, che cosa presentavano, dato che ci saranno un po' di prodotti nuovi. Qualcosina sì, volevo buttare l'occhio. Non ti dico di vederla tutta, però l'occhio sicuramente ce lo butto. Ciao Pachels! Ciao, grazie per i 38! Buon anno! Buon anno nuovo, Pachels. Grazie mille per la risabbona. Sai che qua non posso salire. Capire dove devo proseguire, vediamo. Il fatto, Davide, è che io penso di non capirci molto di quella roba. Cioè, perché immagino che sia principalmente componentistica. Cioè, quindi anche seguirla, non lo so, vediamo, perché
Cioè, per tipo te che sei appassionato e sai che cosa stanno dicendo, ha senso. Tipo, per me è tipo cannuccia, ombrello, borraccio. Ah, di qua. Ok. Come lo tiro giù questo? Posso salire? Ho capito. Esatto, semmai infatti mi vedo un riassunto. I portatili, sì. I don't know how to do this. Hai mai giocato a dei Souls? Sì, li ho giocati tutti. Anche Bloodborne e Sekiro. E Nioh. Sono tra i miei giochi preferiti. Non si può. Ah, è di qua, guarda. Okay. Sono mob, quindi vuol dire che non ci sono ancora venuti. Non capisco il tempismo di Starma. Cioè, mi attacca lentissimamente. Non riesco a capire il tempismo di quando parare. Trovo un riparo, ma poi dove posso andare? Se vado ad Asgard, no, seguo la profezia in cui mio padre muore. Ma se rimango chiuso in casa, non potrò fare nulla per impedirlo. Immagino che ad Asgard potrò almeno tenere d'occhio Odin, fare la spia, scoprire il suo piano, assumere il controllo. Sei proprio veramente sciocco, mamma mia. Ma che dico? Non posso andare ad Asgard. Quelle sono foglie rosse. La casa di Freya. Ah. Oh no. Siamo. Ciao Urli. Oh no. No. Ciao Urli. Ti prego. Ti prego. Ciao Urli. Vivo. Ehi, bestione. Era il letargo. Sono qui ora. Non temere. Tartarugone. Bisogna che ti riscaldi. Dovrai alzarti per farmi entrare in casa. Ce la puoi fare. Forza, Charlie. Devi farlo per forza. Io non posso aiutarti se tu non... Heimli... Cosa che mi piace tanto di Atreus è che lui ci tiene davvero tanto agli animali, alle varie creature. Giustamente, essendo un metamorfo. È un po' un druido lui, no? Lo so, bello. Lo so. Ma è freddo. Dobbiamo accendere il fuoco. Meglio chiudere la finestra, prima di curiosare. Che bello qui. Freya non si prende cura di te. Già, preferisce inseguirci. Dai, riscaldati un po'. Da questo casino si può ricavare un fuoco. Vediamo. Allora, cosa devo raccattare per il fuoco? Wow, è bellissimo. Non ho mai visto una cosa del genere da queste parti. Dalla sua casa di Vanheim. Deve mancarle molto. Assurdo che non sia tornata a controllare la casa. A controllare te. Non è... Senti, ciao, Urli, come si lamenta. Ah no, non si lamenta, la sta difendendo. Niente, adesso abbiamo bruciato la pagina più importante, guarda.
prego. E ora dove vado? Non posso restare. Lily! Non posso lasciar morire mio padre. Ciao, piccola. Deve esserci qualcosa che posso fare. Mi abbraccio. Mi abbraccino. Non temere, amico. Credo sia qui per me. Me la caverò. Almeno credo. Ciao, Lapo! Sì, Atreus è un druido, cioè Loki in generale. Okay. È un druido metamorfico, praticamente. Pronto. Sì, è molto legato agli animali. È una cosa che mi è sempre piaciuta, infatti, di Loki. Dovevo imparare a nuotare prima che Midgard gelasse. C'è nessuno? Sono qui! Oh, voglio sapere cose su Chorley. Freya deve essere stata così ossessionata nel darci la caccia da trascurare la sua gigantesca casa tartaruga, il suo cosiddetto amico. Quando all'inizio ho visto Chorley al freddo, ho pensato che fosse morto. È vivo, ma sta congelando lì fuori da solo. Ho acceso un fuoco per riscaldarlo, ma qualcuno dovrà prendersi cura di lui regolarmente per farlo sopravvivere. Povero piccolo Chorley abbandonato! Uccello, questa è Asgard. Ehi, aspetta! Wow, raga! Ma che spettacolo! Il muro! È proprio Asgard! Aspettami! Arrivo! No, vabbè... Oh, non mi sembri buono. Scappa! Niente. Paliti. Mi ha attaccato quello da dietro. Lily, però non vedo niente. Io devo immaginarmi dove ho le skill, perché ho la Lily in mezzo allo schermo. Quindi ti puoi spostare, che non Scappa. Vedo. Lì non vedo niente. Ehi, Odino, hai detto che ero il benvenuto ad Asgard. No, c'è quello ancora. Lily, o vieni in braccio. Però ti devi togliere da lì, perché io non vedo niente. Dai, vieni qua. Boh, io spero di avere vita, perché non la vedo la mia vita. Non so se ho vita.
Ero full. Meglio proseguire verso il muro. È stupendo qui. Del Fimbul Vinta non ho l'ombra. Dai, vieni. Vieni in braccio. Please. Please. Non stare in mezzo allo schermo. Vieni in braccio. Vai, non ci do fastidio. No, non sei convinta. Va bene. Cambiato idea 6 volte in 5 secondi. Stupidino. Mi guarda. Potevi almeno farmeli evitare. Già, pericolo, lo so. Chiaro? Ho notato. Scappa! Oh! Quanti siete? Ah, questo è vero. Mi rallenta solo il tempo. È vero che l'ho cambiato. Beh, credo sia la cosa più folle che abbia mai fatto. Ma se serve a cambiare il destino di Natale. Schiappa! Ehi, uccello! Dove vai? Aspettami, arrivo! Devo solo Let trovare me. Un passaggio! Che ciao, Alexios! Ciao, voglio essere tuo apprendista, suppongo. Ma non significa che ora sono un tuo servitore. Non nel senso predetto da qualche profezia. Amici o nemici? Schialba! Velenosi! Schiappa! Mi sono presa un accidente, avevo alzato il volume tantissimo. Ciao Poiru! Oh, ma quanto tempo! Ciao, bentornato! Buon 2023, Poiru. Su Rimtur non menzionava nulla. Se il figlio del muratore ha inserito una falla, l'ha detto solo a Freya. Potevo chiederglielo. Ma aspetta, perché Freya era a casa? Si è trasferita da noi? No, calma, concentrati, Loki. Chi è questo signore? Ciao, The Roach! Sei Rutilia, il cavallo di The Witcher? Ciao, benvenuto o benvenuta? Cavallo di Geralt. Qua servirebbe fuoco. Io non ho frecce di fuoco. Non saprei neanche come accenderli questi con lui. Posso farlo. Vuol dire... Ah, ecco perché. Mio padre brucerebbe tutto con le sue lame. Ma io che posso fare? In realtà possiamo fare anche noi, caro Atreus. Ah, forse posso usare la magia di sigillo sul mio arco. Brock diceva... Oh! Se solo riuscissi a diffondere le fiamme fino al giorno. Ecco presto fatto. Fatto.
Quindi lo posso fare anche sotto. Si toccavano? Non li ho messi abbastanza vicini. Ok. Ciao, il Depa. Sigillo scheggiato, te lo scoccio una freccia, sigillo guidata che rimbalza tra i nemici. Carina questa. Però è runica. Proviamo. Ma scusami, ho fatto solo... Ho skippato... Ah no, era, c'era già a livello 1. Ok. Proviamola. Oh, Rev, bene. Ti portiamo culo. Ciao, Eme. Aspetta. Rumori di persone. Asgardiani? Ti serve aiuto? Sembri un po' perso. Oh, sto cercando di orientarmi. Beh, non c'è niente da vedere qui, tranne un muro. C'è una porta dove entrare? No. A meno che tu non sia un dio Aesir, ma questo lo sapresti se lo fossi. Io? No, io vengo da Midgard. Cosa? Ma dai, pure io sono Skjoldr. Loki. Skjoldr? Aspetta, voi venite tutti da Midgard? Sì. Ah, quindi non sono asgardiani. Padre di tutti ci ha salvato dalla desolazione. Ci ha dato un posto dove vivere, ma noi lì non c'entriamo. Non si entra se non si conosce la magia. E tu non conosci la magia, vero? Un pochino, sì. Eh? Cavolo, attraverso i muri? Non ancora. Non potrei scalarlo e basta? Quello là, senza attrezzatura? No, non temi di morire? Beh, certo. Insomma, guarda quanto è alto. Porca Eva! Ma Odino mi aspetta. Aspetta, conosci il padre di tutti? Io sono un suo apprendista. Oh, cavolo! Cosa ti sta insegnando? Non lo so. Quanti allievi ci sono? Non lo so. Quanto ti tratti? Bellino. Sì, sì, Lapo. Ok. Adesso vado a scalare quel muro. Vabbè. Questa non me la perdo. Let's go. Andiamo insieme. Grazie mille, ma devo farlo da solo. Oh, non voglio mica scalare con te. Devo la mia vita a Odino, ma non gli devo la mia morte. Con questo non dico che cadrai. Dimentica le mie parole. Quello era Ugin. Ti guida Ugin. Chi? Il corvo di Odino. Lo conosci? Ugin e Munin? Un'ottima guida. Ma non credo che sia molto esperto di scala. Allora, aspetta. Codex. Dove sono? Lezioni? No. Non sono nel bestiario. Li ho messi negli appunti. Sì. Questi due non sono come le spie che incontriamo nei vari regni. Ugin e Munin sono strani animali magici di Odino. A casa nostra li ho visti scomparire nei suoi tatuaggi. Mimir una volta mi ha raccontato in che modo sono diventati così. Un tempo erano corvi normali, finché Odino non catturò la loro crudele essenza.
finirono quasi tutti arrostiti e mangiati per cena, ma tranne Ugin e Munin, per i suoi esperimenti, cancellando loro la memoria e rendendoli schiavi della sua volontà. Mimir li ha definiti dei veri stronzi persino per essere corvi. Beh, anche lui bene, è stato bambino. Loki, mi sembri un tipo in gamba. Spero proprio di non guardarti morire. Grazie. Bene. Anch'io. Addio. Regali di Elle? Questo non me lo ricordo. Non devi guardare giù, sai? Mi piace guardare in basso. Così vedi i miei progressi. Wow, già grande. Questa te la rubo, sai? Cioè, ironiche come ultime parole, ma... Che hai detto? Niente, niente. Ehi, vai alla grande. Che tipo. La scimmietta, guardalo. Puoi farcela, Loki! Grazie, Skjoldr. Spero di sì. Si arrampica meglio di suo padre, perché è più leggero. Ah, ecco qui, Skjoldr. Vive al di fuori delle mura di Asgard, in un campo profughi provenienti da Midgard. Immagino che Odino abbia davvero salvato molte persone dalla desolazione, anche se è stato lui stesso a causarla. Non ci avrei mai creduto, ma sono sicuro dell'onestà di Skjoldr. È simpatico, divertente e ha circa la mia età. Non sono venuto ad Asgard per fare amicizia, ma forse è già successo. Sì, sì, lui usa l'arco per spaccare bauli, arrampicarsi, incastrarlo nella roccia. Tutti i modi possibili in cui romperlo. Il tempio di Tyr. Wow. Capisco perché non potevamo venirci. No, vabbè, raga, guardate che spettacolo incredibile. Bellissimo. No, aspetta. Ah, qua. Ok, posso farcela. Va tutto bene. Continua così. E ora dove? Qua su. Sì, diciamo che God of War è romanzato. Suppongo tu non sia il tipo che ma anche per quanto riguarda la mitologia greca, non è tutto già super canon. Sapevo molte cose sono romanzate, anche quelle della mitologia norrena. Però almeno hanno rappresentato Thor degnamente, cioè l'hanno rappresentato bene in questa versione. Bam, bam, bam. Attenzione, attenzione, qua esplode tutto. Mannaggia, è volato via. Mi conviene usare le altre frecce, perché tanto questi sono l'unico. Bastardo. Yalba! Oh no. Yalba! Spettro, questo era uno spettro, cosa cambia? Ah, sempre uccidendo uno spettro, questo si divide in fuochi fatui, per cui non demordere finché non li ha eliminati tutti, ok? Infatti ho visto, stavo usando le frecce sì, runiche, ma... arrivo, tiriamo giù quella poi catena. Ho visto che non andava bene.
No, aspetta. Io vengo da qui. Quella devo tirare giù. Scappa. Perché non mi posso arrampicare? Why? Ah, ok, adesso sì. Non so perché non me lo faceva fare. Chissà perché non riesco a sentire ciò che pensi. Odino sembrava riuscirci. Eri tu nella nostra capanna, no? Tu e tuo fratello, vero? Lo prendo per un sì. Ah, non era finita l'animazione? Respira e... Sì! Penso che il peggio sia passato. Forse no. Quelle sono cose che puoi fare solo quando sei piccolo e non hai la percezione del pericolo. Grazie, Luigi. Non è che mi fareste passare? No? Come volete. Schiappa! Oh, ce n'è un altro lassù. Schiaffa! Bastardo m'ha preso. Alfa! Che fortuna! Schiaffa! Se non muori... Oh! Quanti sono? Non finiscono più questi? Schiaffa! Se premo troppo velocemente il... Dai, io premo per caricare la freccia, mi fa l'attacco melee, porca miseria. Dai, raga, ma non smettono più. Stanno moltiplicando. Devono uscire da qualcosa, ci deve essere qualcosa che le sta facendo moltiplicare, perché è impossibile che sia... Ah, ok. Ci danno da lì, mi sa. Schiaffa! Basta, tu sei l'ultima. Oddio, mi sa che ce n'è un'altra di là. Andate. Capisci la stele? Non l'avevo vista, raga. Ero concentrata sui bossettini. Mi sono resa conto dopo un po' che continuavano ad arrivare. Uccise 6.000. Dice schiappa. Già, su, ho capito. Dice schiappa. Schialfa. Nano, ciao. Grazie per i 42, buon anno. Bravo che sei pieno come un cinghiale. Io non ho mangiato granché quest'anno. Cioè, è stata abbastanza... Guarda, la cosa più schifosa che ho fatto è stato mangiarmi mezzo cotechino alla vigilia dell'anno nuovo. Per il resto sono stata abbastanza brava. Cioè, Maria che oggi ha portato la lasagna, ma ne ho mangiato un pezzo piccolo così, perché sennò mi fa venire un sacco sonno a me la lasagna. Wow, ok. Sono collegati.
Ieri mi sono preparata un brodo con la punta di vitello e la gallina, che era la fine del mondo. Mi è avanzato per fortuna, così me lo mangio anche stasera. Madonna che buono, mi sono fatta i tortellini in brodo. Come ci arrivo lì? C'è un altro gancio. Deve essere uno pure qua. Oddio, ah, dicevo che ero caduta. Prova entrambi i ganci. Di chissà il cotechino? È tipo un booster gigante. Nel senso che è pieno di... Sono tutti gli scarti praticamente del maiale. Tutti gli scarti. No, per me è tradizione. Non posso fare capodanno senza mangiare il cotechino. Bene così. Mamma mia, sì, Lapo. Ma per me... qualsiasi cosa in brodo. Fatto. Infatti io sono una grande amante del ramen e di tutta la pasta in brodo. Per me il ramen è la mia gioia. Lo mangerei anche in agosto. Allora aspetta, speriamo che non ci sia un'altra di quelle stele. No. Ehi, tu puoi volare. Io devo arrangiarmi. Per me cappelletti in brodo, tortellini in brodo. Sarà un modo di descriverlo. Beh, è un'unione di scarti, il cotechino. Cioè, il cotechino è la parte più lozza, praticamente. Cioè, di tutto lì dentro. È come se fosse un mega busterone. Fa non molto male. Infatti, io lo mangio una volta all'anno. Lo mangio a Capodanno e poi basta. O forse ancora. I cannelloni, sai che non mi piacciono molto. Sono a buon punto. Non sono tanto da cannelloni, non mi fanno impazzire. Preferisco la lasagna, sì, il cannellone no. Non mi piace molto. Ehi, Ugin, voglio raccontarti una storia. No, da non confondere c'era con lo zampone. Lo zampone è ancora più grasso. Che pensava fosse preferisco una buona idea il cotechino. Accettare l'invito ad Asgard da parte di Odino. Quindi Odino ha testato Loki. Cioè, ecco, non è che... da solo, diciamo che ecco, tra le varie paste è uno di quelle che mi piace meno il cannellone. Cioè, se me lo fai me lo mangio. Però se posso scegliere, preferisco altro. Continua a scalare. Ecco. Sushi, ramen. Ramen. Scala e scala ancora. Le sue braccia sono doloranti, le sue dita intorpidite. Il suo respiro affannoso, ma Loki continua a salire. Un appiglio alla volta. E sono, sì, sono i tagli meno su, pregiati su, nel cotechino. Quelli più buoni. Meno pregiati e più gustosi. C'è anche la pancetta, lo sai. Posso solo salire. Ok, ok, avanti. Dai, devo tenere duro. Dai, che ci siamo quasi. Ah, pure i pipistrelli, dai. Sarei caduta 6 volte. Ok. Una persona normale sarebbe già morta, ma lui non è una persona normale. Ci sono quasi. Guarda che scimmietta! Guardalo, pazzesco proprio, guarda. Il suo corpo leggerissimo. Salve. Ciao. Dunque, quale parte di questo enorme muro ti ha fatto pensare... Oh, i visitatori sono ben accetti. In effetti! Sono stato convocato da Odino. Il padre di tutti ti ha convocato. Perfetto.
Allora perché tu sei fuori e non qui dentro? Allora, già mi stai un po' sul cazzo. Lo chiediamo? Non è un'ottima presentazione questa, Bruce. Hai finito? Ora, che cosa Odino, il padre di tutti, il re degli Aesir, potrebbe mai volere da un essere come te? Lo scopriremo. È una cosa tra me e Odino. Sì, infatti, tu chi cazzo sei, scusa? Ne va in giro con delle caccole in testa. Cosa che pettinatura è questa? Dai, smettila, va là, fammi salire. Credi di potermi tirar su o... No, non credo che lo farò. Penso che invece ti mollerò. No. Sì, ti mollerò. Addio. Aspetta. Pensa quanto si infurierà il padre di tutti sapendo che hai ucciso il suo ospite. Loki degli Jotnar. Gli Jotnar. I nemici del mio popolo. Perché? Perché non devi parlare di giganti. Sarò io a deciderlo. Vabbè, mi ha tirato su. Dai, mi ha tirato. Questo tipo mi sta profondamente sulle balle. Di qua, Loki degli Jotnar. Aspetta, è il Gjallarhorn. Ma tu sei Heimdall. Ovviamente. Sentiti libero di goderti lo splendore di Asgard. È cosa rara per i forestieri. I understand. Se giganti. Già, perché Heimdall. Non trafogare subito qualcosa? Farai una gran figura con i padroni di casa. Ma cazzo mene, mi ha insegnato mio padre a trafogare tutto. Ho imparato dal migliore. Ero Heimdall. Oh, sbrigati a fare le tue domande. Come sai che ho delle domande? È il mio lavoro. Su, chiedi. Che lavoro fai? Proteggo il regno che amo dai guai. E credi che io li porti? Mi conosci appena. E vedo che sei bramoso di farti valere. Anche troppo. Forse a causa di una figura paterna ingombrante di cui non sarai mai all'altezza. Concordo, discutibile. E vedo Lapo. Anche che sei... irrispettoso, supponente e... Vero? Impulsivo. E a supponenza andiamo molto d'accordo. Io aiuto le persone. Oh, sei qui per aiutare le persone. No. Tu sei qui per aiutare te stesso. Molto vero. Per manipolare e mentire a chiunque sia necessario per ottenere ciò che vuoi. Also true. Sei giovane, forse prima della scalata avevi ancora la voce da bimbo, ma hai un'anima contorta. Dimmi qualcosa che non so. Sei il caos in tenuta d'arciere. Personalmente. Guardo la tua bocca muoversi e vedo le città bruciare. Sì, quindi? Nulla di buono verrà dalla tua presenza ad Asgard. Ha fatto un perfetto ritratto di Loki. Robicop, grazie per i 5. Sei qui per aiutare il padre di tutti. Buon anno e bentornato, Robby. Possiamo considerarci alleati. Gultop. Come stai, il mio tesoro? Come stai, È stronzo, tesoro? Ma l'occhio lungo. Sì, decisamente. Non ha detto nulla di falso. Wow, sorprendente quasi quanto Baldur che doma un drago. A Baldur non importava nulla delle ustioni. Io preferisco la supremazia mentale. Domini onesto e leale. Wow, sono tutti dei Aesir. Cosa? Pensi che tutti gli Aesir siano dei? Skjoldr ha detto che sono... Oh, beh, se te l'ha detto Skjoldr. Chiunque esso sia, deve essere un esperto in materia di dei Aesir. Altro che il dio Aesir con cui stai parlando. Non sai molto sulla nostra cultura, vero? So tante cose. So che quel muro l'ha fatto un gigante. Un gigante? Il muro che tiene fuori i giganti. E allora Smokils non dire Rimpur, niente. Figlio di Tamur. So tutta la storia. Davvero? Voglio proprio essere deliziato. Figo questo, con la versione revisionista della storia architettonica di Asgard. Visione a tutto tondo.
quello è il palazzo di Odino. Palazzo? Credi che il padre di tutti necessiti di esibirsi come un capo tribù mortale? Credo di no. Quella è la grande dimora che il padre di tutti ha costruito con le proprie mani. Spiacente di deluderti. Vedi, il vero potere non si esibisce. Emerge al momento giusto. Non sei d'accordo? Che bella cosa! Ah! Ehi! Wow! Ehi, elmetti! Concordo che non serve fare scoglio. Pensavo andassimo da Odino! Vedi, il fatto è che hai intenti per il primo. Non ti lascerò nemmeno avvicinare al padre di Cristo. Esatto. Mostrami tutti i tuoi stupidi trucchetti. Duratras! Oh, molto bene. Con quelle mosche è incredibile che gli idiota abbiano perso qualsiasi loro cuore. Senti come lo percula. Ah, non era un attacco. Allora, cambio pezzo. È stata una noia. Ora tuoi tocca a me. Amici fanno. Vuoi far attendere il padre di tutti? È buffo, ma credo proprio di voler. Sì, ne sono sicuro a dirla tutta. Mi fai paura. Quindi sei sveglio. Ok, niente runico. Oh no, frecce. Che paura. Corva Opa. Non riesco a capire. Nemmeno così. Ora sono davvero nei guai. Non mi impedirai di vedere Odino. Non posso colpirlo. Dentro la tua bocca. Cosa? Ma non ha alcun senso. Prevede. Oh, oh, ma come fa? Oh, sembrava speciale. Spero non fosse il tuo ultimo trucchetto. Tutto qui? Non hai altro da mostrarmi, Jotun? Oh, oh. Non così! Ah! È quella la tua mossa speciale! Patetica! Sta giù! Immaginavo che mancasse utilizzare quello, voleva vedere tutto. Devo proprio dirtelo, Loki. Sono profondamente deluso da te. Non vale la pena che ti alzi da terra. Fantastico. Falla finita. Che ti piaccia o no, è ospite del padre di tutti. Io sento uno strano odorino. Fai un altro passo e vedrai che te ne pentirai. Davvero? E in che modo pensi di fermarmi? Guardami bene negli occhi e dillo tu a me. Tu sei fuori di testa. Loki, ce l'hai fatta. Ne sono molto onorato. Vedo che hai incontrato Heimdall. Lui legge la mente delle persone. Il ragazzo è falso, padre di tutti. Questo giovane, che è mio ospite, è coperto di fango. Mi spieghi perché? Spiegamelo. Ha intenzione di tradirti. Intenzione di tradire tutti. Tu mi vuoi tradire? Sto solo scherzando, è ovvio che voglia tradirmi, ehi. Heimdall, perché sarebbe qui altrimenti? Lui non ha motivo di fidarsi di me, non ancora. Ma ha da fare domande importanti. E io ho parecchie risposte da dare. Sì, sono appassionata di mitologia norrena. Puoi andare, vai. Volentieri. I know, I know. E tu va a darti una ripulita. Sono appassionata di mitologia,
appunto. In particolare quella norrena. Il padre di tutti. Oh no. Chiachva, Teimdal, perché non ti rilassi? Avevi intenzione di uccidermi immediatamente? Visto? Sì, credo siano gli unici che hanno rappresentato Thor degnamente. Io delle balle, Imdan. È molesto, lo so. È perspicace, ma a volte dimentica di pensare, capisci? Io devo andare adesso. Ora sì che Kratos si incacchierà. Quindi tuo padre come ha reagito alla notizia che hai accettato il mio invito? Io non credo che dovremmo parlare di mio padre. L'ha presa bene, eh? D'altronde, tra la mia ex moglie e il mio ex collaboratore scontento, non ha certo una visione imparziale. Mimire Freya. Ma tu sei curioso, di mentalità aperta. È importante. Rist, Mist, fate come se non ci fossi. Se devo essere sincero, Loki, sei con le fortunato Valchirie. Che non abbia ritirato l'offerta dopo che hai liberato Tyr. Ma immagino che passare del tempo con lui sia già una punizione, vero? Almeno Mimir non ha mai perso il senso dell'umorismo. Dai, ormai è acqua passata. Voglio pensare al futuro. Ehi, ehi, ehi! Li voglio addestrati, non decapitati. Limitatevi alle zone sotto il collo, ok? È così che fate quando non ci sono? Padre di tutti. Regina Gna. Gli Ainerir sono pronti alla benedizione. Che sono qui belle per questo, le Valchirie. No? Ah, una nuova regina delle Valchirie. Gran soldati gli Ainerir. Anche se tendono a uscire dal Valhalla un po' confusi. Bellissimo. Per loro faccio il possibile. Li aiuto a ricordare chi erano in vita. È importante, non credi? Avere un'identità dà un significato alle cose. Moon Finnafen. Rotgar. Moon Finnafen. Gor. Moon Finnafen. Diana. È tipo il tuo nome, eh? Bellissimo. Ciao Dracal, grazie per i 3 mesi. Continuiamo. Vai, non preoccuparti, grazie per aver salvato. A presto e buon anno. Dai, lì, bene. Quelli sono per lui. Perché so molto. A scuola si parla principalmente di mitologia greca, purtroppo. Raramente si approfondiscono altre mitologie di altri. Cioè il folklore di altri popoli, però vabbè. Senti. Apprezzo la tua offerta, ma non ho ben capito cosa ti aspetti da me. Al momento sei solo in visita, Loki. Una cosa alla volta. Può bastare, Carl. Con tutto il rispetto, devi sapere che sono qui per studiare, non per servire. Non mi serve proprio un altro servo. Mi serve qualcuno con voglia, curiosità, che sappia prendere l'iniziativa. Ha un bell'aspetto, è brasato? Ma perché io? Perché sono metà gigante. Capirai, come Thor. Erland, cerca di restare sveglio, intesi? Ok, ma... Senti, non pensarci troppo. Ho un progetto che credo ti interesserà. Un'ottima occasione di imparare per entrambi. Ma la mia famiglia, i miei amici. Devo sapere che nessuno si farà male. E perché dovrei fare del male? Se ti ricordi, è dall'inizio che voglio solamente una tregua. Senti, ora sei qui. Non preoccuparti. Andrà tutto bene. Siamo quasi alla tua stanza. La mia stanza? Già, proprio qui. Entra e esci quando vuoi, prendi ciò che ti serve e curiosa in giro. Non sei un prigioniero e, cosa più importante, io non sono tuo padre. Padre di tutti, serve il vostro intervento. Sif, non hai dato il benvenuto al nuovo ospite. Che bella. Saluta Sif! Loki. È lui? Qui. Wow. A casa nostra. Che piacere. La mia diplomatica. Tutto bene nel nuovo Midgard? È meravigliosa, sì. I profughi stanno bene. Il problema è con i nani. È tornato voi sapete chi. C'è sempre qualcosa. Appoggia quei libri. Dobbiamo vedere un altro posto. Sì. Sif.
Incontro con Sif è stato poco piacevole. Era così gelida nei miei confronti che ho iniziato a temere che sapesse cosa ho fatto a Modi. Ma so che non può avermi visto nessuno. È già abbastanza grave che incolpi mio padre e ora sono a casa sua. Se so cos'è giusto per me e credo di saperlo, sarà meglio tenersi alla larga. Sì, vai. Hai solo 8 anni. No, 8 no, però insomma. Quanti anni ha Atreus adesso? Tipo 13? 14? So cos'è giusto per me. Ok, va bene. Va bene. Bene, eccomi. Lui dov'è? Lui? Oh, proprio lì, padre di tutti, signore. Che bella cosa, le calcio. Grazie per la stima. E metticela tutta, in bocca al lupo. Sicuramente qualche fiera ci becchiamo. Capo, quanto tempo? Qual è il no, problema? No, secondo me, problema, esatto, 14-15. Sono trappole mortali, sì, instabili. Sì. Ho approvato questi 16. Progetti personalmente e non ha l'aspetto di un sedicenne. Fa, ti sei svegliato con la voglia di rompermi le palle? Chi è il ragazzo? Un ladruncolo in erba? Sai cosa, Durlin? Il caro Durlin. Uccidi Romele da 4 soldi, senz'altro la tua caratteristica migliore. Ora ascoltatemi. È la vostra intera economia che vi parla. Voglio dirvi che ho fiducia in voi. Ho fiducia che possiate consegnarmi queste macchine come promesso, rispettando tempi e costi e, ovviamente, in sicurezza. I nani non mi hanno mai deluso e non cominceranno oggi, giusto? Bene. Guarda come viaggia rapido. Burocrati. Ok, ragazzo, ora puoi tirare il piano. Quando sei pronto per lavorare e avere quelle risposte, vieni nel mio studio in fondo al corridoio. Sì, io gli do massimo 15 anni. Oh, 16. Cambiati pure i vestiti. Sì, già dovrebbe magari, sai. Oddio, non è detto, però potrebbe avere, sai, almeno un accenno di baffi. No, non ha 6 anni. No, probabilmente ne ha secondo me un 14-15. Sì. Sedici dovrebbe essere giusto un pelino più adulto. Ho cercato su internet a 14 anni. Si vede. Raccogli. Magari mi sta bene. C'è sicuramente meno fango. Wow, non male. Aspetta, posso potenziare l'attrezzatura? Aspetta. Ah, quanta attrezzatura. Che ci faccio? Allora, possiamo fabbricare l'arco degli Aesir. L'abilità dell'arco e le vocazioni runiche hanno ricariche di ridotte. Però è quello degli Jotnar. Che dovrei potenziare, tra l'altro. Perché non l'ho potenziato ancora? Senti, io mi potenzio quello degli Jotnar. Perché io rimango uno Jotnar. Accessori. Potenziamento spericolato. Ah. Non mi serve nient'altro. Beh, ma quasi tutti gli asgardiani disprezzano Loki, quindi... Cioè, diciamo che Loki non è il più ben voluto nella mitologia norrena. Tra gli dei. Ciao, Ale! Grazie mille per il Prime, benvenuto! È il dio Loki, dell'inganno! Giusto. Apprezzo l'ironia di tutto questo, davvero. Questa stanza era sua, lo sai? Di chi? Di mio fratello. Tuo fratello? Ah, Modi. Modi. Immaginavo. Ah, tuo fratello. Davvero? Io non ne avevo idea. Uh-huh. E ora è tua. Goditela. Trud Torsdottir.
Rilassati. Non è un'eredità pesante da raccogliere. Bellissima lei. Stiamo meglio senza di lui, Loki. Credimi. Vieni con me. Chiamasi amore fraterno. Ah, non dimenticare la spada. Che bulla. Qualcuno poi lo riparerà. Ah. Beh, questo è sicuramente un far sentire la presenza. Direi che ce l'ha fatta sentire fortissima la presenza. Noob, esatto, era tipo noob. Ma guarda questo. Dunque, come hai ucciso mio fratello? Che tipo di spada è? È nuova, è unica. Me la diede mio padre per addestrarmi come Valchiria. Ti addestri come Valchiria? Hai tempo per parlarne? Stavo giusto andando alla grande sala. Ma se devi andare a lavorare, lo studio del nonno è in fondo a quelle scale. Mi piacerebbe parlare con lei. Raggiungi il padre di tutti nel suo studio quando sei pronto. Sì, però vorrei parlarne di questa cosa, ma immagino di non potere, vero? Ok. Allora, va dopo. Bene, quando torni vieni a salutarmi. Ma non vuoi parlarne? Cioè, se andiamo di qua? Vieni. Stai andando via? Come si diventa Valchiria? Okay. Intanto mi alleno per diventare più forte, poi attendo che il nonno se ne accorga e infine spero che lui e papà convincano la mamma. Sai, mio padre e io abbiamo incontrato un sacco di Valchirie. Aspetta, cosa? Dove? Devi raccontarmi tutto. Promesso. Madre, lo conosci Loki? Oh, ora sei coinvolta anche tu? Coinvolta in cosa? Sono amichevole. Non si chiama diplomazia? Tu lo sai chi è lui, vero? Ciò che ha fatto suo padre. Sì, perché quanto hai girato la testa. Mamma, dai, mi metti in imbarazzo. Ne parleremo più tardi. No, lei è incredibile. Lei è wow. Proprio wow. Teo, che bella. Mamma mia. Ti suggerisco di tornare a fare il tuo lavoro con il padre. Scusala. Tutte così le mamme, eh? Vuoi dare un'altra occhiata in giro o preferisci rimetterti al lavoro? Andiamo. Sarebbe il modo più facile di suicidarsi. Di qua? Ascolta, qualsiasi cosa il nonno ti faccia fare, ricorda. È la tua occasione per farti valere. Per alcuni di noi è tutto. Oh, sì, farò del mio meglio. Ok, andiamo dal nonno. E che lei voleva sapere tutto delle Valchirie. Ci vediamo dopo. Carina, Trud. Sì, ho capito. Sì. Grazie, Michael. Ma che bella cosa che dici. Vedi che sto annuendo e dicendo... E sono molto felice. Sì, ho capito. Io... Ah. Sì. Sì, va bene. Mm-hmm. Ma lo vedi? Sei tu che non mi fai parlare. No, Ugin. Io non mi devo pulire le orecchie. Sei tu che dovresti smetterla di gracchiare e accettare la risposta che tu sai ti sto per dare. Io stavo solo dando un'occhiata. A quel vecchiume? Quello ce l'ho da... Chi si ricorda? Hai un nome? Ingrid. Davvero? Sì, perché no? Prendila, se ti piace così tanto. Sul serio? Un piccolo extra per il lavoro. Grazie, grazie davvero. E dicono che io sarei cattivo. Avanti, andiamo.
ma Odino non è cattivo, non è neanche buono però. Si fa i cazzi suoi. Non c'è di che. Raramente le divinità norrene erano buone o cattive. Loki è una di quelle più caotiche sicuramente. Rappresenta il caos. Mi hanno frainteso tutti. Il dio del caos. Pensi che mi interessi solo la guerra? O il potere? La ricchezza? No, quando delle bugie e dell'inganno. Sai cosa mi interessa? Le risposte. Però raramente gli dèi asgardiani erano buoni. Di fronte alle grandi domande della vita si rivolgono a noi per avere le risposte. Erano egoisti. Conforto divino. Sappiamo entrambi che è una farsa. E se le avessimo noi le domande, perché siamo qui? Per dare risposte ai mortali mentre nemmeno noi le abbiamo? No. Onesto. Siamo molto di più. E ho qualcosa che lo dimostra. Ciao, Eldepa. Presto. Cos'è? È ciò a cui aspiro. Tu lo senti, vero? Io sento... conoscenza. Verità. Tutta la verità. Tutte le risposte. Possiamo scoprire perché esistiamo, cambiare il nostro destino, fermare il Ragnarok per sempre e forse salvare coloro che amiamo. Come? Ero un giovane dio quando l'ho trovato. Ho passato la vita a studiarlo, a esaminarlo, finendo spesso in un vicolo cieco. Ho cercato e finalmente ho trovato questo. Ne dico, esce una serie sulle divinità norrene. La stessa energia. Non l'ho vista. Ha aperto una crepa. Non grazie della dritta, Dani. Non è consigliabile. Guardo, grazie. A che serve questa maschera? Capisci che c'è scritto sopra? Non sono parole dei nove regni. Smolder. Obsidian ispita. Dalla terra ardente e scintille di ossidiana e un campo di battaglie mai combattute. Ne sei sicuro? Se questo è un indizio, so cosa significa. E che significa? Continua a collaborare con me e lo scoprirai. Non devi uccidere nessuno. Non devi tradire tuo padre. O ciò in cui credi. Andiamo! Hai sentito ciò che ho sentito io? Le risposte sono lì dentro. Tiriamole fuori! Insomma, hai tradotto questa lingua come niente fosse. Se io ti aiuto, che devo fare? Thor! Vieni qua giù! Padre di tutti. La vuoi smettere? Devi seguire questo frammento. Prendilo. E insieme a questo bisteccone, vedi dove ti porta. Non ti prometto niente. Sciocchezze. Buona caccia. Mamma mia, quanto sarà furioso Kratos. E tu? Sii gentile con Kratos lui, Kratos si impazzisce. Tu non sai cosa stai facendo. No, prima run. Muspelheim. Il resto della maschera è qui. Il padre di tutti ci ha mollato qui. Tu che ne pensi? Su, prendi quello e mettiti al lavoro. Bel posticino proprio. Stacco adesso. Da preparare la cena e poi riattacco alle 21 che facciamo notte horror stasera. Quindi, dove andiamo? E che cazzo ne so. Il padre di tutti crede che tu sappia quello che fai. Allora fallo. Bene. Ah, posso equipaggiarmi con la maschera? La maschera è in armonia con l'obiettivo di Atreus ed emette luce quando è sulla giusta strada. Figo. No, Balù non ha mangiato. Strano. È attento, adesso viene, vedrai. Allora, salverò qua e andiamo avanti domani. Domani si riparte da Muspelheim. E proseguiamo da qua domani. Le maschere con Jim Carrey, sì, ho presente.
Bellissimo film, tra l'altro. Aspettate che spengo la play. Vi riattivo i suoni di qua. Domani andiamo avanti da qua, da Muspelheim. E immagino che adesso inizi parecchia roba bella, però la scopriremo domani.